Grazie, Emanuele. Io, nelle mie distanze, avrei tanti saluti, non ho parlato di saluti a Giorgio Santarelli. Gabriele, scusa, non l'ho segnato prima il nome, scusa. E non mi ricordo neanche più. Joselito Orcioni, del Movimento 5 Stelle di Fabriano. Scusate, ma non, qua mi sfugge qualcosa. E grazie, Emanuele. Adesso passo. Dobbiamo stringere un po' i tempi perché fra un po' arriverà Vandana. Noi abbiamo un po' ribaltato il programma, adesso magari passo la parola a Giancarli. Come arriva Vandana, volevamo aprire il dibattito e poi far concludere Vandana Shiva praticamente. Abbiamo un po' ribaltato il programma che avevamo stabilito. Prego Enzo, ti abbiamo stimolato un po'. Grazie Presidente. Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi. Ma tengo a precisare che se ne fosse stato possibile la dottoressa Malaspina, assessora all'agricoltura della Regione Marche, sarebbe stata qui. Sarebbe stata qui a questo grande evento, sarebbe stata qui perché c'è una grande persona, una personalità straordinaria, come diceva Laura Boldrini di Vandana Shiva, perché c'è questa carta di acciaio. Tra l'altro la Regione Marche ha una tradizione rispetto ad alcuni punti fermi, ad alcune specificità del territorio, ma in una visione insieme della sua tutela. Penso alla carta di Fonte Avellana, e qui ci sono dei protagonisti, dal presidente allora della CIA Fiori, al consigliere Bucciarelli, il presidente Maderloni ed altri, alla stessa carta europea per il turismo sostenibile nei parchi e nelle aree protette, e potrei continuare. L'onorevole Lodolini ha fatto considerazioni di carattere generale e credo che noi non possiamo non inquadrare anche gli aspetti dell'agricoltura biologica, le questioni che Bruno Sebastianelli poneva, che poi non ho difficoltà a rispondere, anche se per la verità questo fatto di sostituire gli assessori diventa impegnativo, insomma, perché già un anno e mezzo fa c'è stata una riunione qui con i soci della Terra e il Cielo rispetto ad alcune scelte in agricoltura, alla gestione degli ungulati, molto calda quella assemblea. Però ripeto, poi vengo a questo, ma voglio partire da questa considerazione che io sono convinto che un modello alternativo di agricoltura sia possibile soltanto attraverso un mondo migliore e più giusto, che combatta le diseguaglianze anche nella fase della decrescita. Allora parlammo proprio della decrescita in quell'occasione, che combatta la povertà, che dia a tutti la possibilità di avere a disporre di cibo, di acqua, nonché di assistenza sanitaria, che sconfigga la cultura della prevaricazione e della guerra. E guardate, io non voglio parlare, però in queste ore ascoltiamo con inquietudine e preoccupazione le notizie sulla Siria. Non dico di più su questo, voglio rimanere al tema, ma credo che un'assemblea come questa è sicuramente impegnata, conoscendo tantissime persone che sono qui in difesa della pace. Ma dicevo, rimango al tema: il mondo che noi vogliamo, quello per cui Vandana Shiva ha lottato in questi anni e che ha descritto con le sue idee, con il suo impegno, con le sue lotte, è invece un mondo in cui la voce dei diritti, dei bisogni, della dignità, dell'ambiente, della libertà, della democrazia, della giustizia, dei beni comuni, sia un mondo appunto che abbia questi aspetti al centro e che siano le regole fondamentali della convivenza civile. Quindi un mondo in cui non sia possibile la pratica denunciata anche dalle nostre associazioni agricole, qui questa mattina ce ne sono molte, e cioè quell'enorme compravendita di terreni rurali in Africa, nel cosiddetto terzo mondo, che finiscono nelle mani di multinazionali e di stati ricchi, minacciando di aggravare ancora di più la già tremenda situazione di paesi in cui la produzione agricola stenta a soddisfare la crescita demografica, e che crea le condizioni per carestie devastanti e per crisi sociali e politiche.
Guardate, chiudo su questi aspetti, dico però che l'agricoltura e la terra devono tornare alle popolazioni locali, ovunque nel mondo, e non si può pensare di deciderne il destino senza il protagonismo di chi le abita e di chi le lavora. Guardate, io non so se credo che alcune risposte le debbo, proprio perché sono state chieste, quindi mi dispiace, però ripeto, io sono il primo a chiudere l'intervento non appena arriva qui Vandana Shiva, ci mancherebbe, credo che l'aspettiamo, siamo tutti soddisfatti, appena sale qui, però guardate, molto telegrafico rispetto alle questioni che Bruno poneva. Intanto potrei parlare anche di un metodo, qui si sta discutendo la programmazione del 2014-2020, io credo che noi dobbiamo fare in modo che nella programmazione del 2014-2020, e questo è il messaggio che porterò all'assessore Malaspina, ci sia una partecipazione vera, sistematica, continuativa, e quindi rifondare, come è stato sottolineato anche dal sindaco d'Arcevia, dal presidente della Coldiretti Befanucci, dal presidente dell'Anci Mangialardi, quello che è, io uso parole mie, ma quello che è il nostro approccio con il territorio. Noi dobbiamo cogliere quella ricchezza che si muove anche fuori dalla politica dei partiti e dobbiamo fare in modo che non ci sia separazione fra il luogo della partecipazione e il luogo della decisione. E quindi lo strumento di programmazione 2014-2020 è un grande strumento, superando quelle misure che prima il Presidente nazionale faceva riferimento ad un'altra regione, non ho ovviamente titolo per parlare di un'altra regione, ma condivido il concetto che le misure devono essere poche, e tra l'altro anche rispetto a quella che è una nuova indicazione dell'Unione Europea, non muoverci per misure ma per obiettivi. Rispetto ai tre punti, guardate, sull'OGM io credo che dobbiamo dare atto alla Regione Marche per quello che ha fatto negli anni, perché voi sapete che prima sempre il Presidente, il dottor Vizzioli, diceva ci sono alcune regioni che stanno tentennando. La Regione Marche è la capofila delle regioni a livello europeo del no OGM. Questo è un dato di fatto, è un'azione che stiamo portando avanti con determinazione, che continueremo a farla, e credo che quindi sia un punto di forza. Per questo abbiamo le carte in regola per parlare del biologico. Voi qui, amici della e compagni della Terra e Cielo, sapete che sia i protagonisti, sia i soci, sia il Presidente, sia il Consiglio di Amministrazione, del progettare nuove strategie comuni per rafforzare il biologico marchigiano. E dicevo, quella del 2014-2020 è sicuramente un'occasione, come pure la filiera che Bruno ricordava, quella cerealicola e anche le altre filiere che devono essere costruite. Io, guardate, se come dicevo, bene, allora se c'è il dibattito chiudo subito, mi scuso perché per questa cosa, però dicevo, costruiamo il 2014-2020, sugli OGM c'è questa posizione, sull'energia, tema a cui non voglio sfuggire, il DPR 387 del 2003, e quindi il ministero competente, quello dell'industria, ha impiegato 7 anni, dal 2003 al settembre del 2010, per la regolamentazione del fotovoltaico, cosicché è passata la speculazione e la terra non è stata destinata a quello che è l'uso prioritario, produrre cibo. Lo sa bene la Coldiretti, che su questo ha fatto una grande battaglia, lo sanno gli amici della CIA, lo sanno le associazioni del biologico e così via. La Regione Marche, il 30 settembre del 2010, ma già si era mossa il 30 luglio sempre del 2010, ha fatto la legge che regolamenta il fotovoltaico. Quindi ci sono sicuramente degli impianti che non dovevano essere realizzati, ma per quanto riguarda, e non sto qui a difendere, parlo di fatti, non di opinioni. Il 30 settembre del 2010, dopo 12 giorni dall'emanazione di quelle linee guida, la Regione Marche ha fatto. Io sono d'accordo su questo ragionamento che faceva il sindaco Mangialardi sulla riduzione del consumo di suolo. Tra l'altro è iniziata, grazie alla partecipazione popolare, un'iniziativa di legge popolare in cui sono state raccolte 10.000 firme e si sta discutendo una legge sul paesaggio, quindi riduzione del consumo di suolo. Questo è un esempio, non ci sono quei capannoni in giro a cui faceva riferimento il sindaco Mangialardi, ma già anni fa
Il comune di Arcevi ha realizzato quest'area produttiva, tra l'altro arricchita dalla presenza del biologico, di un'azienda anche del biologico. Rispetto alle altre forme di energia, concordo con quanto è stato detto, non ci può essere speculazione. Chi mi conosce sa che in alcuni momenti abbiamo parlato, ci sono state anche delle polemiche aspre, e un conto è l'energia, il biogas al servizio di quell'azienda come la stalla sociale di Serra dei Conti o la Primo Fiororati, un conto è la speculazione. Mi scuso per aver rubato qualche minuto, ma siccome dovevo dare delle risposte mi sembrava giusto farlo. Grazie.